introduzione che ci porta a Mafia Capitale, grazie a chi è intervenuto prima di me perché ha lanciato un ponte tra quello che è il momento storico che poi vedremo rappresentato nel film La Trattativa, tra l'altro molto ben rappresentato. Io ho avuto modo già di vedere il film e lo consiglio, vi consiglio, anche se magari la giornata sarà un po' impegnativa tra il momento del dibattito e la proiezione del film, di rimanere fino alla fine perché ne vale veramente la pena. Questo ponte che è stato gettato inizia a parlare di un'epoca storica che ormai risale a 25 anni fa e arriva oggi, dove il fenomeno mafioso ha compiuto un'evoluzione. Probabilmente anche dal suo punto di vista, certo non dal punto di vista di noi cittadini, anche un salto di qualità. Perché mentre negli anni delle stragi, negli anni della trattativa tra Stato e mafia c'erano effettivamente due interlocutori, due poteri che si affrontavano, erano seduti allo stesso tavolo, si guardavano negli occhi e cercavano di trovare un equilibrio. In tutta drammaticità di uno Stato che si siede al tavolo con la mafia per trovare un equilibrio anziché combatterla fieramente, adesso l'evoluzione del fenomeno mafioso fa sì che la mafia entri direttamente nello Stato, direttamente nell'amministrazione della cosa pubblica, attraverso persone che vengono manovrate come burattini, che vengono messe a libro paga del sistema mafioso, dove quindi la mafia è diventata, e se mi si permetta il termine probabilmente che per una persona come noi, insomma, che ha un senso dello Stato è quasi una bestemmia, è diventata essa stessa istituzione, nel senso peggiore ovviamente del termine. E nello stravolgimento di valori in cui siamo arrivati, nel momento storico in cui siamo arrivati, l'interesse che l'istituzione dovrebbe andare a tutelare, cioè l'interesse di ciascuno di noi cittadini, l'interesse collettivo, il bene comune, la qualità della nostra vita, i nostri diritti, i servizi che già paghiamo con le nostre tasse, quindi quello che è un interesse collettivo viene sostituito con l'interesse privato di pochi precisi soggetti che hanno inserito, che si sono inseriti, hanno inserito il loro sistema all'interno della macchina statale, come l'inoculazione di un virus che all'inizio è graduale e poi prende, se non scattano gli anticorpi nell'organismo in cui viene inoculato, prende il sopravvento del corpo che lo ospita, finché non diventa esso stesso il suo ospite. Ecco, a Roma è successo questo, ma come diceva giustamente Giulia, Roma non è diversa da quello che è successo nel resto del nostro paese. Roma in questo momento è un esempio di scuola, pure qui mi si passi il termine scuola abbinato a quello che sta succedendo a Roma, ma è un esempio chiaro di come la mafia si è fatta Stato e di come ha sostituito l'interesse pubblico con l'interesse privato. Ora, io vi vorrei portare degli esempi perché così magari in astratto sì, abbiamo la percezione di quello che sta succedendo nella nostra città e che sta succedendo nel nostro paese, però percepiamo sempre i fenomeni corruttivi, il fenomeno mafioso dove la corruzione è, diciamo, l'anticamera del sistema che viene creato, sempre come qualcosa che ci tocca e non ci tocca, ci indigna, ma a un certo punto ci anestetizza anche l'indignazione perché giornalmente siamo talmente tanto sommersi. Prima, mentre parlavano gli altri interlocutori, sono andata su internet per vedere che cosa stava succedendo in queste ore, perché ogni 10 minuti c'è un refresh della pagina internet dei quotidiani e arriva un nuovo capitolo di questa saga che sembra non aver mai fine. E per fortuna, ad un certo punto di vista, non sta avendo fine perché vuol dire che l'indagine sta andando avanti. Allora, un esempio quotidiano, un esempio che faccia capire che cosa significa l'azione mafiosa che va a sostituire l'interesse collettivo con l'interesse privato.
Roma è forse la città con il più alto tasso di abitazioni in edilizia residenziale popolare o agevolata, sovvenzionata, convenzionata, e anche probabilmente la città con il più alta incidenza del fenomeno dell'emergenza abitativa. Ecco, i cittadini italiani e romani pagano dal più o meno 62, in cui ci fu la prima legge sull'edilizia residenziale pubblica, miliardi delle vecchie lire e miliardi di euro adesso, per quel vincolo sociale che fa sì che le tasse delle persone più abbienti vadano a fornire servizi per tutti, anche per quelle persone che fanno parte di fasce sociali più deboli, che quindi non potrebbero permettersi ad esempio di vivere in una casa in affitto o comprata a un prezzo di mercato. Questi soldi delle nostre tasse sono 62, 72, 82, 92, 2002, 50 anni che dalle nostre tasse finiscono nelle casse dello Stato, finiscono nelle regioni e finiscono nei comuni, diciamo dai 20.000 abitanti in poi, per andare a rispettare quel patto sociale che è poi il patto che tiene insieme le persone che vivono nello stesso Stato. A Roma è stato attuato uno strumento urbanistico che si chiama il piano di zona, che poi non è nient'altro che uno strumento di attuazione appunto dell'edilizia residenziale popolare, e Roma ha sul suo territorio al momento 102 piani di zona attivi. Che significa piano di zona? Significa che io, Stato, attraverso la regione, do a te, costruttore, soldi pubblici per costruire, a volte anche a copertura totale delle spese che tu dovresti affrontare. Finanziamento, parte a fondo perduto, parte che restituirai con dei tassi di interesse minimi, che tra l'altro è anche garantito dallo Stato. In cambio tu, costruttore, stipuli tra l'altro una convenzione col comune dove andrai a costruire, il comune ti dà un terreno in diritto di superficie gratuito per 99 anni, oppure ti dice ti faccio uno sconto, ti faccio pagare gli abili concessori, che sono le tasse sempre che dovrebbe pagare chi costruisce, che servono al comune per dire: non esiste un palazzo in un'oasi, ma ci attacco la fogna, ci porto l'acqua, ci porto l'energia elettrica, magari nel quartiere inizio a costruirci servizi primari, pure la scuola, la posta, queste cose lì. Ecco, in cambio i costruttori che hanno ricevuto soldi pubblici, che hanno avuto un terreno dove costruire gratuitamente, dove hanno avuto degli sconti su questi oneri concessori, si impegnano ad offrire questi immobili o a un prezzo di vendita più basso o a un canone di locazione più basso rispetto a quello del mercato. Il comune stipula una convenzione che ha valore di legge e dice: se tu, costruttore, non rispetti questo patto fra me te e fra te e la regione, io, comune di Roma, mi riprendo questi immobili che tu hai costruito con i soldi pubblici, e comunque andranno a costituire il mio patrimonio che vado ad offrire ai cittadini che si trovano in difficoltà. Questo tra l'altro è un quartiere popolare, ci sono parecchi piani di zona che esistono in questa zona come in tutte le zone di Roma, quindi probabilmente molti di voi vivono in case popolari o ex popolari che sono qui in giro. Non so se questa zona di questa parte pure di nuovo quartiere dove siamo adesso è un piano di zona, un pochettino più spostato. Insomma, in tutti questi anni, e questo sta succedendo anche sotto queste amministrazioni, Marino in questo momento e Zingaretti in questo momento in regione, tutte queste amministrazioni non hanno vigilato affinché i patti tra lo Stato e il privato che riceveva soldi pubblici dei cittadini fossero rispettati, che quindi i soldi pubblici delle nostre tasse che sono serviti a finanziare queste costruzioni, quindi sono serviti da parte di chi si poteva permettere di pagare delle tasse più alte, ad aiutare una fascia sociale o le fasce sociali più deboli, il comune non ha vigilato, la regione non ha vigilato. Che significa? Che finché bene o male una famiglia romana è riuscita a galleggiare tra un lavoro, un lavoretto, una fonte di reddito, una pensione, un sussidio per la disoccupazione, eccetera, eccetera, bene o male il sistema più o meno ha funzionato. Nel momento in cui è arrivata la crisi economica, quindi ormai insomma sono parecchi anni, questo sistema è imploso.
Quindi non solo chi era prima in emergenza abitativa e che quindi andava ad abitare collocato dal Comune di Roma in quelli che erano i residence del Buzzi della situazione, delle cooperative bianche di Comunione e Liberazione dall'altra parte, appunto veniva messo lì, ma sono aumentati sempre di più il numero delle persone che non si potevano più permettere una casa e che quindi entravano a loro volta in emergenza abitativa. E il Comune che cosa ha detto? Io me ne frego dell'interesse pubblico a che la legge, la mia convenzione sia rispettata perché tu privato hai ricevuto dei soldi pubblici e ti lascio a te cittadino nell'emergenza abitativa e anzi tu mi servi perché essendo tu in emergenza abitativa dai a me, amministrazione comunale, l'alibi per poter prendere nuovi residence, nuove case in affitto da Buzzi, Carminati, cooperativa bianca, eccetera, eccetera, della situazione, perché io devo andare a far ingrassare loro, devo andare a nutrire loro che sono gli stessi, e io qui vi invito a fare uno sforzo, sono gli stessi che poi maledettamente trovi nella lista dei finanziatori delle campagne elettorali di queste persone che guidano la cosa pubblica, che dovrebbe essere pubblica. Questo è il sistema mafioso. È un sistema che ha sostituito l'interesse pubblico con l'interesse privato, che viviamo nel fenomeno della casa che vi ho descritto adesso, lo so che tra l'altro è complesso capire tutti i passaggi, però è una cosa che investe la nostra vita. Tutti viviamo insomma in un'abitazione, in una casa, ma investe anche la vita dei nostri figli. Io sono mamma di due bambini piccoli, a Roma l'asilo nido è una specie di miraggio. Perché? Perché devi andare a far lucrare un sistema privato di scuola. A Roma il decoro è diventato, non so, un ricordo di quando vai in giro, in vacanza da qualche altra parte che non sia Roma e trovi una città che è a misura di persona, pulita, sicura, illuminata. Non so se avete fatto caso, sono mesi che le luci del raccordo anulare sono spente la notte. Non so quanti di voi passano per strada, interi quartieri sono spenti. Ci sono partiti che hanno costruito su questi fenomeni la loro fortuna. Vogliamo parlare dei campi di Rom, vogliamo parlare della gestione dei CIE, dei CARE, di tutte le strutture che accolgono i rifugiati o i clandestini in attesa di identificazione? Ecco, questo è un sistema che toglie servizi pagati già con le nostre tasse a noi cittadini, romani in questo caso, ma comunque italiani, perché ripetiamo, Roma è solo un caso di scuola, e che antepone all'interesse pubblico l'interesse privato. Ora, non è tutto così. Noi abbiamo dimostrato che c'è un altro modo di fare politica. C'è una politica fatta dai cittadini all'interno delle istituzioni che pensano con buon senso e che usano centesimo per centesimo dei soldi pubblici come se fosse il centesimo cavato di tasca propria, con lo stesso rispetto e la stessa attenzione. Faceva l'esempio prima Giulia di un'amministrazione, per esempio a guida 5 Stelle, a pochi chilometri da Roma, in un terreno che è pesantemente infiltrato dalla Camorra, il comune di Pomezia, dove non solo il sindaco è incorruttibile, ma c'è un gruppo di cittadini che è la forza del sindaco, perché la persona sola non è la soluzione, ma è la collettività che si fa di nuovo padrona del proprio destino, che dimostra che un modo diverso di far politica è possibile. Ecco, noi oggi vogliamo gettare il guanto di sfida a tutte quelle forze politiche che vanno nei talk, riempiono i social quando non giocano alla PlayStation e dicendo che dicono che parlano di buona politica. Sì, questo è l'impianto di amplificazione Pittino. E quindi noi lanciamo questo guanto di sfida. Noi lo abbiamo raccolto da anni, adesso sta agli altri dimostrare di passare dai tweet ai fatti.